Bene, questa sera, amici carissimi, dovremo parlare, cominciare a parlare, ci rimangono tre sacramenti, vediamo quando riusciremo a farli tutti, che sono l'unzione degli infermi, l'ordine e il matrimonio. E dico subito che per quanto riguarda questi sacramenti, specialmente l'unzione degli infermi e l'ordine, dovremmo fare maggiormente attenzione al catechismo della Chiesa Cattolica, perché voi sapete che i sacramenti rimangono sempre gli stessi, ma nel corso del tempo possono, come dire, essere un pochettino ricalibrate le forme di celebrazione, l'accentuazione su certi aspetti, eccetera. Quindi il catechismo di San Pio X risente sotto questo punto di vista del fatto che è un pochino datato, nel senso che dopo il Concilio Vaticano II e soprattutto con la Costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa, che ha rivisto un pochino il ruolo dell'Episcopato, ha ripristinato il diaconato permanente, e anche il sacramento dell'unzione degli infermi, lo sapete, una volta si chiamava estrema unzione, già adesso si chiama unzione degli infermi, non è soltanto un problema di nome, perché una volta questo sacramento, e questa è un pochino rimasta ancora la mentalità, non si dava proprio stai a morire. Nella nuova disciplina non è stai a morire, perché si può dare anche a una persona malata, certo non per l'influenza, una persona che abbia una malattia seria, si può dare prima di un intervento chirurgico, come dire, sì, significativo, insomma, dove uno rischia delle stacce, si può dare ad una persona che è comunque molto anziana, quindi che non è detto che sia arrivata, cioè, capite, anche perché sia nella vecchia che nella nuova disciplina questo sacramento preferibilmente deve essere amministrato quando la persona ancora ci sta con la testa, certo può anche essere dato, io l'ho dato tante volte a chi, basta che la persona sia ancora viva, perché se è morta non si può dare, perché andrebbe preceduto, come vedremo, dalla confessione. Quindi per questi sacramenti dobbiamo certamente accentuare di più il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica, quindi che c'è la disciplina aggiornata, e prendere dal catechismo di San Pio X alcune cose che comunque rimangono perennemente valide, e ci sono alcune chicche che, specialmente riguardanti alcuni aspetti un po' spirituali, che vedremo sono molto molto belle, no? Quindi cominciamo subito a entrare dentro il sacramento dell'unzione. Il nuovo catechismo fa anzitutto una premessa, no? Che lo vedete nei numeri 313 e 314 e anche in parte 315, cioè la malattia nella Sacra Scrittura. Nella Sacra Scrittura, come si vede, notate sempre le parti evidenziate, si vede bene dietro, no? La parte evidenziata del 314. Nella Sacra Scrittura è evidente in tantissimi luoghi che la malattia è legata in modo misterioso al peccato, cioè se non fosse entrato nel mondo il peccato, la malattia non sarebbe entrata. Per la verità, adesso che noi sappiamo anche tante cose dal punto di vista scientifico, sapete che i misteri rimangono sempre misteri, però qualche piccola cosa. Fondamentalmente il peccato, oggi si parla tanto di virus, no? Il peccato è un atto che produce una conseguenza devastante, perché è come se tu strappassi violentemente un qualche cosa dalla sorgente che lo ha fatto e che lo tiene in vita. Questo è il peccato, perché il peccato ci separa da Dio, ma Dio è colui che ci ha fatto e ci mantiene nell'essere. È una cosa che, se noi la potessimo, come dire, in qualche modo vedere e conoscere, inorridiremmo, cioè se riuscissimo a penetrare l'essenza del peccato, e produce quindi questo tilt che nel nostro spirito permane. Questa è la dottrina della Chiesa sul peccato originale, come un virus perenne. Si parla tanto del virus. Noi siamo, fino a quando siamo in questo mondo, proprio strutturalmente segnati, non ci si può fare niente. Cioè, non so quante volte voi, cioè a me mi capita anche adesso tantissime volte. Ci rendiamo conto, per esempio, che abbiamo qualche difetto, abbiamo qualche comportamento, non lo vorremmo avere. Dopo uno si mette a pensare, dice, non lo devi fare così, fallo bravo. E sistematicamente te ritrovi e rifai la stessa identica cosa. Cioè, è proprio mortificante, proprio l'altro io dico, ma che anno finisce sta croce proprio? Perché è brutto. E non si può fare niente. Cioè,
se il Signore non ti dà qualche grazia straordinaria, che poi generalmente ci vuole il tempo, perché prima vuole che tu comunque ci provi, pur sapendo che non ci riesci, non se ne esce da questa situazione. Ora, la malattia, come noi sappiamo adesso, che cos'è? È un agente patogeno esterno che entra dentro di noi e manda in tilt un organo, manda in tilt un sistema, fa qualche cosa di... instilla un disordine a livello cellulare, molecolare, biologico, come dire, è il corrispondente nella materia di ciò che è peccato nello spirito. Ecco, la Sacra Scrittura pone, evidentemente con le categorie limitate, noi sappiamo tutte queste cose, quando sono scritte le prime Bibbie non avevano idea delle cose che sappiamo oggi, no? Però comunque pone un rapporto tra peccato, malattia come causa effetto, cioè la malattia, i mali fisici sono conseguenza del male morale, che è l'unico male per antonomasia. Quindi questo è chiarissimo, questo. Cosa ha fatto Gesù dinanzi ai malati? Ha manifestato misericordia. Molti, non tutti, ma qualcuno li ha guariti. Perché ha guariti i malati? Per manifestare, anche se non li ha guariti tutti, che di per sé, in sé, la malattia non è cosa né intenzionalmente voluta né gradita a Dio. Cioè Dio non è contento quando stiamo male. E Dio non manda, attenzione, con una causalità volontaria le malattie. Teniamo sempre chiaro, è vero che non si muove voglia, non si muove foglia che Dio non voglia, eh? Ma le malattie, noi come cattolici dobbiamo dire ed essere convinti che sono permesse da Dio, usare questa distinzione terminologica, non volute da Dio, nel senso che se lui intervenisse, Gesù ha guarito alcuni malati, potrebbe eliminarle o impedire che accadano, ma non le vuole con una volontà positiva e intenzionale. Non è una sfumatura questo qui, eh? Perché Dio il male non lo vuole, il male morale, che è il peccato, non lo vuole in nessun modo. Invece il male fisico, insegna la Chiesa, che è una conseguenza del male morale, lo tollera perché? Perché a volte attraverso il male fisico l'uomo scende da tutti quanti i piedistalli in cui sta ed è aiutato nella crescita, nella conversione. Questo ne abbiamo fatto esperienze infinite volte, insomma. Io ho un caso macroscopico grosso come una casa, che mi conosce lo sa, insomma, no? Mio amico Francesco, l'ho visto tantissime volte questa cosa qui. Quindi quello che noi vediamo, quindi i disordini, anche il disordine della malattia, ricordate anche quando Padre Pio ha parlato della pandemia. La pandemia non è creata da Dio, qualcuno dice una cosa del genere, dice una bestemmia. D'accordo. Probabilmente è creato dal diavolo, cioè creata, non bisogna dare importanza al diavolo, non crea niente, d'accordo? Il diavolo, come dire, manipola le cose che ci stanno, cioè la regia che c'è di una cosa di questo genere è cattiva, è maligna, è diabolica. Tuttavia il Signore ha permesso che questa grande prova attanagliasse l'umanità, perché se qualcuno di voi c'è il filo diretto, io non lo so, allo stato attuale, forse tra 40 anni lo capiremo, perché poi quando si sta in atto non è che si capiscono tante cose, no? Questo deve essere chiaro, questo qui. Allora, dentro questo contesto, poi, 315, la Chiesa ha ricevuto dal Signore che cosa? La malattia è una mortificazione, una sofferenza, è un male, diciamo così, effetto, brutto però. Per cui il malato deve essere oggetto di misericordia sempre. Visitare i malati, come sapete, è un'opera di misericordia corporale, molto meritoria, una cosa molto bella. Pensiamo quando noi stiamo male, quanto siamo contenti se riceviamo una visita, se qualcuno ci fa una telefonata, e quanto è brutto. Io, mi è successo qualche volta che andavo in giro per gli ospedali o nelle case di riposo, io non lo auguro a nessuno, insomma, quanto è brutto trovarsi in quelle situazioni. Io ho visto persone completamente abbandonate dentro un letto dell'ospedale, quando stava mio nonno, mia madre, che uno frequentava un pochettino gli ospedali, c'è sta il letto vicino, no? Te vedi quello, sempre, una volta è stata solo, due volte è stata, cioè tutti quanti i letti dove c'è qualcuno, e il solito letto resta quello sempre solo con un cane. Mamma mia, insomma, sono cose orride. E quindi a fianco però a questa sollecitudine per le malattie, anche il rispetto che si deve per il malato, il dovere di curarlo, quindi
non stiamo parlando di comandamenti, quindi niente eutanasie, niente schifezze, niente sperimentazioni su mani da povera gente, che purtroppo potete immaginare oggi che clima che gira, no? Non si sa, insomma, ecco. Però oltre a questo esiste anche un sacramento. Questo sacramento noi ce l'abbiamo, qui non l'ho evidenziato, lo faccio adesso, proprio testualmente descritto nella lettera di San Giacomo al capitolo 5, che dice: chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. Questo passaggio è proprio il fondamento biblico dell'esistenza di questo sacramento. Quindi chi è malato chiami a sé i presbiteri. Sapete che presbiteri è il nome tecnico, così ci familiarizziamo. Sapete che prete, che cos'è il termine prete? Prete è un sincopato, è la forma sincopata di presbitero. Tu togli sbi e ro e rimane prete, ok? È come donna, perché il prete si chiama donna. Se vi faccio vedere l'attestato della mia tesi dottorale, no? quando ho fatto la proclamazione, Dominus Leonardo Pompei, Dominus. Dominus, insomma, è una cosa grossa. Dominus significa Signore, in senso non perché un prete è il Signore, ma per il sacramento dell'ordine, come vedremo, lo rappresenta. Quindi Don è la forma sincopata di Dominus, cioè se tu ci togli mi e us rimane Don. Così prete è la forma sincopata di presbitero, quindi chiami a sé i presbiteri. Quindi, come vedremo, sto sacramento possono amministrarlo solo i presbiteri, cioè i preti e i vescovi, non i diaconi, che sono il grado più basso dell'ordine sacro, che non ha carattere e natura sacerdotale, come poi vedremo, no? Vedete, chi può ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi? Questa è la disciplina nuova. Allora, tradizionalmente in pericolo di morte per malattia o vecchiaia è stato da sempre amministrato, quindi questa è stata una costante. E cercando di cogliere un pochino meglio il senso e la lettera del Nuovo Testamento, la Chiesa adesso ha, diciamo, ampliato un pochettino la possibilità di amministrazione di questo sacramento, estendendolo a una persona molto anziana o affetta da malattia grave, e questo sacramento, vedete, il fedele lo può ricevere anche altre volte. Non è un sacramento irripetibile, ecco perché non bisogna avere paura. Io alcune persone, mi ricordo alcune del borgo, gliel'ho dato 2 o 3 volte pure. Una volta al borgo si era un po' sparsa la causa, perché ci furono la voce, c'erano 2 situazioni di malati gravissimi che stavano morendo. Uno era marito di Pasquale, marito di Filomena, cioè, sapete, comprate, c'ha un pochino di esperienza, non è un medico, ma tornava a vedere lui, questo è Maria dopodomani, gli do l'olio santo, perché, vedete, no? Perché vedete gli effetti di questo sacramento. Se Dio vuole, il sacramento restituisce la salute fisica. Io non lo, cioè, io vi descrivo un fatto, voi capite, è guarito a causa dell'unzione? Questo dovete domandare alla Santissima. La cosa è, era mezzo morto, insomma, io non è che non ho visto uno, ha campato altri 4 anni, non altra settimana, mica una settimana, 4 anni ha campato ancora. Poi quando sono andato a ritagliare il sacramento, dico: che famo? Ha tenuto il sacramento e te ne ritorno alla casa un'altra volta, dico: facciamo il bis, come sicuro scherzavo, sono messo, capito? Ecco. Per dire, no? Ecco. Quindi si può anche ripetere, quindi ditelo anche in giro. Qui siamo i soliti, come si chiama? Aspetta, questa cosa andrà anche in giro, se la vedete anche un po' su internet. Siamo sempre pochini. Io sono tanto addolorato, l'ho detto tante volte, perché pastoralmente parlando, che cosa è successo con questo sacramento? Voi sapete che già adesso la gente, la percezione dell'importanza dei sacramenti è quasi zero. I battesimi si fanno quando quasi ora che pia moglie o marito. Se si fanno, non sempre si fanno. Sono rimasti un po' la comunione alla Gresia perché si fa festa a Baltoria, a picci, imbrogli, regali, eccetera, eccetera. Ma matrimoni, convivenze a go-go, capito? Cioè, oli santi, e sono successi tanti casi, a me sono successi tanti casi, dove le persone sono state anche dette, sono state anche avvertite, dice: guarda, chiama il sacerdote, guarda che è disponibile, chiamalo. Meglio di no, perché se è malato lo vede il prete, poi si pensa che sta per morire. Quindi già i sacramenti stanno in crisi. Questo
Che cosa è successo? È rimasta la concezione che questo è il sacramento della buona morte. Quindi nella testa della gente, punto primo, se il malato non lo vede è meglio, perché la morte oggi è considerata un male assoluto. Cioè, se una persona gli dicono che sta per morire alla fine del mondo, questo fa anche capire il contesto. Tu domandamelo a me, se sono tutti quanti terrorizzati qua, dico, ma terrorizzati, ma io è meglio che mi sto zitto, perché dico quello che penso io, qualcuno si scandalizza, insomma, tutti terrorizzati di morire, ma forse tra 2 minuti, per quanto mi ricordo l'ora. Ma non è che non vedo l'ora, come dice San Paolo, non è che i cristiani disprezzano la vita, no, i cristiani apprezzano la vita, ma gli piace di più la vita eterna, con il dovuto rispetto, solo che per piacere la vita eterna ci devi credere. È chiaro che se tu non ci credi, c'è solo questa, ti viene infarto quando stai a morire. Quindi è rimasta questa cosa, e quindi è veramente un guaio. Io ho ministrato pochissimi sacramenti dell'unzione, pochissimi. Ripeto, la percentuale funerali, unzione, secondo me, sta intorno al 10%. È poco, Vuol dire che su 250 funerali, che avrò fatto forse pure di più, ma fatto pure 300-400, ma sono spalle da quasi 20 anni, insomma, avrò fatto 40 oli santi. Cioè, de oli santi, veramente, forse 2 all'anno. Ma con questi lamenti dei gatti tra dentro e fuori la chiesa che stanno asciamo di verde, stavamosene un po', grazie a Dio il Signore provvederà, ecco. Famosene una ragione. Quindi ditelo, insomma, questa è una cosa bella, adesso poi vedremo, no? Nel 318 dice come si amministra questo sacramento, no? Adesso per esempio un tempo penso che questo, ecco perché non è già il sacramento della San Pio X, non so se sapete che un tempo si ungevano e tutte, non soltanto la fronte e le mani, adesso si ungono la fronte, le mani e basta. Prima si ungevano la fronte, le mani, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, i piedi, cioè tutti quanti i sensi con cui tu avresti potuto peccare in vita. Mi pare che i miei genitori, a me pare che gli ho dato l'olio santo, si può ancora amministrare dopo il modo proprio di Benedetto XVI, il rito antico non l'avevo fatto mai, mi ha preso un colpo, perché è sinceramente, è bello anche il nome, è bello perché tu per i peccati che hai commesso con il senso della vista, ti dono il Signore la grazia dello Spirito Santo, liberandoti da ogni male, eccetera, eccetera, la forma che si dice, no? Per i peccati commessi con le mani, il Signore di usi misericordia. È bello, insomma, è in latino, è vero, quindi chi capisce non capisce niente con la grecia del sacramento, capisce soltanto il prete, però è bello. Quindi comunque adesso in Italia, in rito romano, cioè queste sono cose, non è ad validità, la cosa importante è che tu ungi con l'olio delle parti, diciamo così, sapete che la fronte, dove si trova l'intelligenza, e le mani, è il simbolo, la parte superiore dell'anima è le opere, d'accordo? Quindi è la sintesi, d'accordo? Lì è un dettaglio, no? Quindi che ci sia il segno, l'olio benedetto dal vescovo, l'unzione materiale fatta e la formula del sacerdote che la amministra. Basta, non occorre altro. A che serve questo sacramento? Poi lo vedremo anche nel sacramento del San Pio X. Allora, sono tante le cose belle. Una grazia particolare, anzitutto, unisce più intimamente il malato alla passione di Cristo per il suo bene e per quello di tutta la Chiesa. Cioè, quando stiamo male, che abbiamo la croce della malattia fisica, e c'è più bisogno d'aiuto, perché la croce, la malattia fisica, cioè sopportare le sofferenze, offrirle con pazienza, rassegnarti anche al dolore, no? Non ribellarti, non sbraitare, non disperarti, non cedere, insomma, così allo sconforto, no? Questo sacramento innanzitutto fa questo, cioè ti comunica i meriti della croce. Quanto ha sofferto Gesù, quanta pazienza ci ha avuto durante la sua passione. Noi abbiamo bisogno della sua quando stiamo a soffrire, è il sacramento della dà, ti dona coraggio, conforto, pace, ti fa morire in santa pace. E se non ti puoi confessare, quindi se il penitente non è più in grado di fare la confessione, io rarissime sono state le volte in cui sono riuscito a fare come si dovrebbe fare la confessione, l'olio santo e il viatico, questo sarebbe proprio il top. È un rito continuo, infatti, nel rito nuovo. Quindi. E qualche volta qualcuno mi ha fatto pure, tanto dico chi è, la confessione generale, quello è proprio il massimo. Cioè,
tutti i peccati che ti ricordi di aver commesso in vita, l'olio santo e il viatico. Vi auguro a tutti quanti, tipo, ve lo auguro proprio col cuore, insomma, questa sarebbe la morte più bella che si possa fare, no? Però se il malato non può confessarsi, poi pensate, cioè, a come campa un sacco di gente, no? Ti ottiene la remissione dei peccati che non hai potuto confessare. Qualcuno dice anche di quelli che hai dimenticato, perché uno lo dice, oh, voglio farmi una bella confessione generale. Ma io può essere, mi sono scordato alcuni peccati più grossi che ho fatto in vita mia. Mica noi abbiamo la capacità di, cioè, è semplicemente, cioè, supponiamo che io ho 50 anni, no? Io non posso ripercorrere tutta quanta la mia vita, perché dovrei metterci altri 50 anni, cioè andare a vedere secondo per secondo tutto quello che ho combinato. La confessione dobbiamo farla bene, prepararla bene, però è sempre, la presentiamo al Signore, cioè tutto quello che vedo e mi ricordo lo dico senza peli sulla lingua, ma nella consapevolezza io questo lo dico sempre alle confessioni, cioè che tutto quello che non vedo e che non ricordo lo metto lo stesso alla mano della misericordia di Dio. Dio sa che non lo dico, non me lo ricordo per la debolezza e per la miseria umana di cui sono segnato, insomma sarebbe impossibile, però tutti quelli che non abbiamo detto o che non ci ricordiamo, che non possiamo, sono rimessi dall'olio santo. Insomma, non è la stessa cosa presentarsi al giudizio di Dio con questo sacramento oppure no. Cioè, io non posso, cioè, capite, rispetto alla libertà è sacra, però capite che da sacerdote uno sta enormemente addolorato, che te chiamano, è morto Tizio, è morto Caio, è morto Sempronio, facciamo un funerale, certo che fa funerale, cioè, ma la prima cosa che penso è chi muore in ospedale, generalmente magari il cappellano, qualcuno passa, ma se no, nella quasi totalità dei casi, cioè, è un'espressione un po' forte, no? Ma fanno quasi morire le persone, sapete come dice il linguaggio comune, fanno quasi morire a Napoli, si dice così, come un cane. Insomma, no, cioè, quello è il figlio del Dio, è imbattezzato, Quindi, che fai? Lo fai presentare davanti al nostro Signore senza il sacramento, no? Troppo. Quindi che muoiono per le strade, tanti la morte improvvisa, no, c'era un'antica preghiera. Che scelgono una vita. L'incidente, la cosa, certamente, no? Cioè tu devi sempre, cioè, no, c'è sempre la volontarietà, no? Cioè, se una persona potrebbe ricevere il sacramento e non lo riceve, o perché non lo chiede, o perché non l'aiuta neanche i familiari, insomma, lì. Se una persona, se esco e mi casca un colpo in testa, che ci posso fare? È per questo che le nostre nonne, Signore, salvaci dalla morte improvvisa, molta gente si pensa, ah, che bello, quello che è piato un infarto non se ne è manca accorto. Sì, sotto certi punti di vista, ma sei proprio sicuro? Era pronto quello a presentarsi dinanzi al nostro Signore? Oh, insomma, siamo sicuri che quella la può. Sì, da un punto di vista di sofferenza fisica, sì, ma è solo un problema di sofferenza fisica. Quindi quello che non è nelle nostre possibilità non fa niente, no? Ecco, questo sacramento, dice, consente talvolta, se Dio lo vuole, anche il recupero della salute fisica. In ogni caso, questa unzione prepara il malato al passaggio nella casa del Padre. Qui diciamo, ecco, e vedete l'ultimo punto, il viatico. Perché c'è un rito continuo, quindi confessione, unzione, viatico. Il viatico è l'ultima comunione, si dice proprio viatico, cioè lascia passare, no? Quindi il viatico, quindi ciò che ti congedi dalla terra e ti dà la via per il paradiso. È l'ultima comunione, che c'ha anche una formula speciale, il corpo di Cristo egli ti custodisca per la vita eterna, c'è una formula particolare con cui l'amministra il sacerdote. E pensate anche che in occasione dell'amministrazione, qui non c'è scritto, ve lo dico io, della unzione degli infermi a moribondo, ogni sacerdote ha la facoltà dalla santa sede di dare, si chiama l'indulgenza plenaria in articolo mortis, cioè capite che significa? Significa che se il nostro Signore vede in te le disposizioni, tu ricevi non solo il perdono di tutti i peccati, ma anche la remissione di tutte quante le pene, cioè se il Signore accetta integralmente questa cosa, te ne vai diretto al paradiso, passi manco per pure, cioè l'atto in sé ha la capacità di produrre questo effetto. Poi è chiaro che il nostro Signore si riserva, che se la persona, insomma, non è che sta tutta la vita e poi con una botta, insomma, potrebbe non accadere, ma di per sé è una cosa importantissima, in virtù, a memoria la formula, in virtù della facoltà data mi dà
dalla sede apostolica, dice così: io ti concedo l'indulgenza e la remissione di tutti i tuoi peccati in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fatto da un prete, cioè è una cosa grossa. Si dà, se uno si confessa dopo la confessione, se non si confessa si dà comunque. È un sacramento bellissimo, per cui perdere questa cosa è veramente un disastro proprio. Un disastro proprio pazzesco. Passiamo un attimo. Aspetta che entriamo dentro la directory sua. La sacrosanta privacy, custoditela sempre, sempre da custodire la sacrosanta, anche se non c'è niente da nascondere, la privacy è sempre la privacy. Cosa aggiunge il Catechismo di San Pio X? Una cosa bella, insomma, che effetti produce l'estrema unzione? Specifica un po' quello che abbiamo visto. Accresce la grazia santificante. È un sacramento, si chiama dei vivi, quindi ti dà un aumento di grazia. Cancella i peccati veniali e anche i mortali che l'infermo attrito non potesse confessare, le specifica. Ulteriormente, dà forza per sopportare pazientemente il male, resistere alle tentazioni e morire santamente, e aiuta anche a recuperare, se è bene per l'anima, la sanità. Ok? Bello, no? Stai pensando al tuo fratello? Allora, forse possiamo fare anche qualcosa. Per le persone anziane che muoiono in queste case così di riposo. Facciamo qualcosa del. Lo danno prima. Ci abbiamo un'altra ventina di minuti. Ci fermiamo o facciamo qualcosa del matrimonio? Che dite? Ci stiamo, facciamo un'altra 20 minuti. Dato che la maggioranza qui sono sposati. Allora, sul matrimonio ho fatto anche recentemente una catechesi online. Quindi il matrimonio è un sacramento meraviglioso, bellissimo, insomma, no? Ecco, e qui anche vediamo la base nel compendio e poi prendiamo qualcosa del catechismo di San Pio X. La cosa fondamentale è innanzitutto da sapere che questa unione matrimoniale di natura sua è ordinata a due fini: alla comunione e al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli. Sono due cose intrinsecamente legate al matrimonio. Attenzione, il matrimonio è vero che è un sacramento, ma in sé affonda le radici nel progetto originario di Dio, che l'uomo è maschio e femmina e che l'uomo lascia il padre e la madre per unirsi a sua moglie e resta una sola cosa con lei. Sta scritto nel libro della Genesi. Quindi capite questo che significa? Che è chiaro che le persone che non hanno una fede non ci credono, non ci arrivano, non lo ammettono e non lo sanno. Ma di per sé, capite che significa? Il divorzio non dovrebbe proprio esistere. Perché il matrimonio, ripeto, è radicato nella legge di natura. Per cui quando un uomo e una donna di per sé, adesso con la venuta di Cristo e l'istituzione del sacramento, diciamo che la cosa non è proprio così, ma di per sé, quando un uomo sceglie di donarsi e di legarsi ad una donna e viceversa, quindi si scambiano questo consenso, anche se adesso è richiesta la forma canonica e la forma necessariamente sacramentale per due battezzati, chiuso. Questo fa anche capire perché, per esempio, anche altre cose, mo in un altro ciclo di catechesi sto trattando il sesto comandamento, no? Perché bisognerebbe arrivare vergini al matrimonio? Perché nella mente di Dio l'unione tra un uomo e una donna è tra quell'uomo e quella donna, cioè voi che siete sposati, tu sei fatta per lui e lui per lei, tu per lui e tu per lei, tu per tuo marito e tu per tua moglie, e basta. È chiaro che poi il peccato dell'uomo fa un macello, sconquassa tutto, ma di per sé quando a Gesù gli chiedono ma può un uomo
di mettere la moglie, Mosè ci ha dato pure il permesso, si può fare o non si può fare? Dice, Mosè ha dato questa cosa per la durezza del vostro cuore, cioè Gesù fa capire che la vita terrena come la stiamo vivendo non è come sarebbe dovuta essere. Dopo che è successo il patatrac, alcune cose bisogna, come dire, gestirle un po'. Zeboè, tant'è vero che nell'Antico Testamento, penso che sappiate, non vi scandalizzate, prima di arrivare, di riprendere almeno la coscienza che il matrimonio è uno, il matrimonio monogamico, ci ha voluto del tempo. Se aprite la Bibbia, non vi scandalizzate, Davide c'aveva un sacco di mogli, re Davide, non c'era nessuno scandalo, Davide era re Davide, benedetto da Dio, unto da Dio, capite? Quindi c'è stata una progressiva, cioè la storia della salvezza, questo è un concetto fondamentale che dobbiamo dire, è stata una progressiva, come dire, cioè l'uomo stava in altissimo, è precipitato che più basso non ci poteva andare, è stata una lentissima risalita, graduale, piano piano, per cui il nostro Signore ha fatto le cose piano piano, prima di arrivare alla pienezza dei tempi, dove Gesù ha detto la verità, come ci sono voluti millenni. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente, no? Di per sé, quindi Gesù, quando gli chiedono quello che Dio ha congiunto, l'uomo lo separi, il divorzio non esiste nella mente di Dio. Quindi, capite che l'attuale contesto socioculturale quanto si è allontanato da queste cose, ma che il contesto socioculturale si sia allontanato non cambia la realtà delle cose, perché non è che Dio si aggiorna, d'accordo, siccome è cambiato il contesto socio-culturale, cioè sono gli uomini che devono riconvertirsi, dovranno farlo presto o tardi al Signore, non lui che, come dire, si adegua alle mutate circostanze dei tempi, no? Questo vale per lui, vale anche per noi. Vabbè, comunque. Allora, il numero 339 spiega proprio che dopo il peccato tutta quanta questa bellezza pensata e voluta da Dio è minata. L'unione matrimoniale è molto spesso minacciata dalla discordia e dall'infedeltà. Allora che succede? Perché un sacramento? Per i tanti motivi. Per ridarti la grazia di poter rivivere il matrimonio così come Dio aveva pensato. Sapete che i sacramenti servono a conferirci una grazia. La grazia è un aiuto per fare qualcosa che se non avessi la grazia non potresti fare. Tenete presente che c'è anche un'altra cosa, no? Voi sapete bene che la sessualità, secondo l'insegnamento della Chiesa, si può vivere solo all'interno del sacramento del matrimonio. Quindi certamente la grazia sacramentale, come dire, influisce anche, come dire, nella liberazione della sessualità. Per capire per esempio quello che dice la Chiesa, io scherzo con i ragazzi, no? Allora, vi dico una cosa, facciamo un esempio. Ecco perché l'ordine del matrimonio sono sempre da trattare insieme. Se un seminarista va sull'altare, si mette la casula, come sono vestito io, e dice la messa, che dite voi? Che cosa è successo? Ha consacrato l'ostia? No. Perché? Perché non ha ancora ricevuto il sacramento dell'ordine. Ok? Quanto ci vuole prima che diventa prete? Oggi minimo 6 anni, se non 7, se non 8, compresi gli anni di propedeutici, eccetera, eccetera. Un ragazzo e una ragazza che vivono come marito e moglie, se vivono come marito e moglie, un figlio potrebbe pure nascere, però attenzione, capite quello che vi sto dicendo? Davanti a Dio, quella cosa la possono fare solo dopo il sacramento del matrimonio. Sarebbe una cosa simile a un seminarista che dice la messa prima del matrimonio, prima dell'ordinazione. Con la differenza che se il seminarista fa una cosa del genere o viene scomunicato perché c'era attentato a un sacramento, quindi, e che diventa prete, solo scorta. Invece, in quest'altra cosa, se non c'è la fede da parte dei promessi sposi, dopo dice, che problema c'è? Prima o dopo, tanto sembra la stessa cosa, un figlio nasce uguale, che differenza c'è? Sembra che non c'è nessuna differenza, ma di fatto, ecco perché è importante sentire, cioè
Io, l'ho detto io, erano le domande, io mettevo in crisi preti quando ero giovane, perché dicevo, scusa un attimo, perché io per grazia di Dio, lo dico così, non di discorsi equivoci, il nostro Signore mi ha preservato, quindi io per grazia di Dio ho fatto voto di verginità conservando la verginità del corpo, non è mio merito perché il Signore mi ha preservato da tante situazioni. Però da giovane io mi stava un po', perché capite, era un giovanotto dei miei tempi, cioè nessuno dei ragazzi con cui frequentavo pensava alla castità, capito? Siccome mi avvicinavano un po', dico, e avevo saputo insomma quello che pensava la Chiesa, andavo, siccome sono un pochino intelligente, non troppo, ma un pochino, dico, io faccio qualunque cosa, cioè faccio pure il prete pur essendo là, però tu mi devi far capire, perché come questa è una cosa che mi sembra assurda. Cioè tu mi vieni a dire, cioè se io vado con la fidanzata il giorno prima del sacramento del matrimonio, che ho fatto? Ho fatto peccato mortale? Certo, la fornicazione è peccato mortale. Ah, benissimo. Quindi vado 24 ore dopo il matrimonio, fatto peccato mortale? No, quell'atto addirittura sigilla l'unione nuziale, perché voi sapete che il matrimonio solo quando è consumato diventa indissolubile. E dice, oibò. Ma che cos'è questo grande mistero? Guardate che non voglio dire, ma mica tutti mi sapevano, mica tutti mi hanno convinto, eh! E tu mi devi convincere però. Quindi, capite quant'è? Cioè, il sacramento del matrimonio è una cosa complessa, è una cosa molto molto. Cioè, tutte quante le questioni che fanno adesso, cioè, la catechesi che ho fatto ieri sera, cioè. Dentro la rivelazione e quindi la dottrina cattolica, il bene dei coniugi, la generazione dei figli dentro il contesto matrimoniale, quindi la sessualità ha solo questo ambito di esercizio, dice, ma la Chiesa è retrograda perché due persone dello stesso sesso si vogliono bene e gli dici che non possono fare niente, ma attenzione, questo non è del tutto esatto. Perché due persone di sesso diverso che non sono sposate non possono fare niente allo stesso modo, tale quale, non c'è nessuna differenza. Se tu, come dire, ti polarizzi sull'aspetto del fare, non c'è nessuna differenza, nessuna. Non è che perseguita gli omosessuali, ma cattivi, brutti e cattivi, loro non possono fare niente, invece gli altri sì. Il sacramento del matrimonio è possibile soltanto tra un uomo e una donna per volontà del Signore, devi fare una telefonata dall'altra parte. Cioè, i matrimoni tra persone dello stesso sesso non è un potere, se anche tu ci avessi con una persona che è super aperta, dico, lo voglio e facciamoli con te. Non è capite? Così come quando San Giovanni Paolo II dice ordiniamo le donne prete. Sapete che cosa disse San Giovanni Paolo II? Questo per capire, cioè, possono fare tutte le pressioni di questo mondo, le manifestazioni, capite? Cioè, se un papa, facciamo un esempio, da pazzi, d'accordo? Dice, benediciamo i matrimoni gay, ma quella cosa davanti a Dio non avrebbe nessun effetto, cioè non solo nessun effetto, ma sarebbe anche una cosa che Dio quando va dall'altra parte a te che l'hai permessa ti fa correre, perché noi non ci possiamo fare niente. Se un vescovo prende una donna, capite? Allora, come si fa a diventare preti? Cioè, diventare prete se va presto, fai il seminario, dopodiché vivi una celebrazione, avete fatto la cresima, la comunione, quella è un'altra celebrazione che è la celebrazione, il matrimonio l'avete fatto, voi avete fatto il matrimonio, ho fatto l'ordinazione. Il vescovo fa una preghiera, c'è sta la messa, dopodiché invoca lo Spirito Santo, fa una preghiera consacratoria e ti impone le mani, ti unge le mani col crisma e tu sei diventato prete. Se ci va Francesca a fare quella stessa cosa davanti al vescovo, sapete che succede? Niente. E non è che il Papa oppure i vescovi fanno un concilio e dice no, da oggi in poi facciamo colà. La Chiesa anglicana, come voi sapete, che ha messo il sacerdozio femminile, sapete che la Chiesa anglicana, tanto per fare un pochino, tanto abbiamo quasi finito il tempo, ci prendiamo una piccola parentesi un po' formativa, no? La Chiesa anglicana, a differenza delle comunità protestanti, lo scisma di Enrico VIII non è stato un elezione, sapete perché sono andato alla Chiesa anglicana, no? Perché Enrico VIII, a proposito del matrimonio,
si era divorziato e risposato e voleva che il Papa benedicesse le seconde nozze. Il Papa gli ha detto: questo non lo posso fare, allora ha fatto il famoso atto di supremazia, me le benedico da solo e la Chiesa inglese da oggi in poi risponde a me e non risponde più al Papa. Questa è la Chiesa anglicana. Però attenzione, è una cosa grave, ma la successione apostolica non era stata interrotta, cioè il vescovo di Canterbury, anche se si erano staccati da Roma, cioè l'ordinazione, come vedremo, basta che ci sia un vescovo che sia veramente vescovo a darla. Per cui tutti i preti che sono stati ordinati da Enrico VIII in poi i vescovi erano veramente vescovi. Mentre Lutero ha negato l'esistenza del sacramento dell'ordine, e quindi, cioè, i pastori protestanti non sono preti. E quindi non si può chiamare tecnicamente chiesa una chiesa protestante, perché hanno rotto il legame con gli apostoli. Cioè i vescovi che ci sono oggi sono in successione apostolica, perché cioè il vescovo che vive nel 2000, se rivai indietro con tutti chi l'ha ordinato, il vescovo chi l'ha ordinato, chi l'ha ordinato, alla fine ritorni a San Pietro e 12 apostoli. Così era anche per la chiesa anglicana. Solo che succede? Attento. Se tu ordini una donna, l'ordinazione è nulla, quindi quella donna non è prete. Se, come hanno fatto, ammetti anche le donne vescove, casino. Perché? Che succede? Quella donna è diventata prete, l'ha ordinata prete, ma prete non c'è diventata. Poi la ordini vescova, ma vescova non ci diventa. Attenzione, questi non sono scherzi. Che significa? Che la donna prete, quando celebra la messa, non celebra la messa, non consacra, tu ti mangi un pezzo di pane, non rinnova il sacrificio di Cristo. Se te vai a confessare e dici da assolvo i tuoi peccati, non sei assolto. Capite? Perché non ha ricevuto il potere. Io non posso consacrare niente, cioè non sono i sacramenti non sono scherzi, eh? Capite? Allora San Giovanni Paolo II ha detto: per volontà di Cristo noi non abbiamo il potere, non è che non vogliamo, a me io non voglio tanto bene, capito? Ma se dipendesse da me, che mi importa a me? Cioè le parrocchie sono piene di donne, diciamocelo francamente, no? Abbiamo risolto tutto il problema vocazionale, ma chi ne frequenta le parrocchie? Le donne, almeno in Italia. Quindi sarebbe anche che ti risolvi, ma non c'è il potere di farlo. Quindi se tu lo facessi, cioè vai a fare una cosa senza nessuno, vai a creare un casino. Che succede? Diventa vescova la donna, guardate che casino che succede, diventa vescova la donna anglicana, e quella magari è vescova e ordina prete un uomo, ma quell'uomo non diventa, cioè quell'uomo potrebbe essere ordinato prete, ma non diventa prete perché l'ha ordinata una che non c'è il potere da amministrare, che è un casino. Quindi succede che tra 50 anni ti trovi con sta chiesa che qualcuno è prete e qualcuno no, e ci vuole lo Spirito Santo per non capire chi è prete e chi non è no, eh? Perché dopo ti chiede ordinato, cioè capite il macello che succede. Quindi, cioè, se uno capisce questo, per esempio, tutti quanti i problemi sono tutti quanti risolti, siamo tutti buoni. Cioè, io capisco, ma questa è una dottrina severa, chiamala come te pare, ci stanno delle spiegazioni. Cioè, un battezzato, non sposato, maschio, femmina, omosessuale, non omosessuale, tutto quello che te pare, è chiamato a vivere la castità nella continenza. Perché l'uso della sessualità è lecito solo dentro il sacramento del matrimonio, il quale per volontà di Cristo, ripetiamo, è solo tra un uomo e una donna. Ripeto, se nascesse il Papa super aperto, d'accordo, che dice facciamo sposare, lo si può tranquillamente dire, ma farebbe una cosa che non ha nessun, cioè capite che significa, che anche il Papa, cioè nessuno è padrone della Chiesa, cioè i ministri sono ministri, cioè noi non possiamo, cioè se Gesù dice quello che Dio ha congiunto l'uomo non lo separi, tutte le polemiche, divorziati, risposati, io ti voglio bene, lo vedremo poi quando approfondiamo il sacramento, c'hai tutte le cure pastorali possibili, ti sto vicino, ma io non posso riconoscere il secondo matrimonio come un valido, perché non dipende da me, cioè capite? Cioè uno te fanno, ma a me tante volte, io ho visto tante coppie, veramente, ve lo assicuro, cioè di persone che ci hanno avuto delle tragedie col matrimonio sfasciato, ti fanno pena, a me mi dispiace, mi farei ammazzare, vorrei tanto potergli dire un'altra cosa, ma non gliela posso dire, perché nessuno di noi è più grande di nostro Signore, tu non puoi andare contro la volontà di Domine Dio. Sotto questo punto di vista capite che la Chiesa non è un'istituzione umana, io lo capisco che questo i laici non lo capiscono, perché i laici che fanno? Come fanno la società civile? Cioè, se va avanti, una cosa che prima era percepita malamente attraverso una serie di operazioni che non sto a dire,
pressioni sociali, la sdoganano, quindi la faccio accettare dalla maggioranza, stiamo in democrazia, tutti l'accettano, diventa legge e si può fare. Ok? Ma nella Chiesa questo non è possibile, perché c'è uno sbarramento che è la volontà di Dio e che è il fondatore della Chiesa, che non è né il Papa, né San Pietro, né gli Apostoli, è Gesù Cristo. E nessuno può andare contro. E se osasse, cioè questi sono esempi assurdi, no? Cioè, però se uno per esempio legge la dichiarazione in cui San Giovanni Paolo II ha chiuso, ha detto questa sentenza deve essere tenuta come definitiva, per cui se per assurdo, non succederà mai, ma per farvi capire, no? Ma nascesse un Papa che dice ordiniamo le donne, non avrebbe nessun valore. Perché se un suo predecessore ha detto questa cosa non si può fare e io nella mia qualità di successore di Pietro intendo dare a quello che ho detto valore definitivo e questa questione non si deve riaprire, non la può riaprire più nessuno. Questo perché capiate anche un pochino come funziona la Chiesa, per cui non ci sono margini. Ecco, questo è molto molto importante, quindi per introdursi un po' al sacramento del matrimonio è bene stare dentro cose. Ok, sì. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.